Presente il futuro della sanità a Retina al centro dell'incontro di questa mattina con i vertici dello ASL 8, in cui si è discusso, tra le altre cose, dei prossimi investimenti, della riduzione dei accessi al pronto soccorso, di una maggiore fiducia degli aretini verso le strutture della città, ma anche del calo delle risorse e della difficile situazione attuale. Questo incontro è stato l'occasione per fare il punto su 3 anni di sanità aretina, una sanità che è migliorata, che abbiamo visto ha fatto un lavoro importante sia sulla rete ospedaliera che sul territorio, che ha migliorato l'accesso dei servizi ai cittadini, una sanità anche finanziariamente sana che paga in 60 giorni, quindi direi quella che paga meglio della Toscana. Le liste d'attesa sono sicuramente un problema, sono un problema anche per le tante prescrizioni purtroppo ancora inutili che facciamo. Questo è un lavoro culturale che tutti assieme dobbiamo fare in modo da lavorare sull'appropriatezza delle prestazioni, oltre che questo indubbiamente anche sull'organizzazione. Molto delle liste d'attesa sicuramente può essere risolto anche con una migliore organizzazione del servizio. Naturalmente in un quadro di grandi preoccupazioni per la finanza pubblica, come per i comuni, anche le ASL sono in preda a un definanziamento preoccupante. La nostra ASL è riuscita nel 2011 e nei primi mesi del 2012 a migliorare molte prestazioni. Naturalmente molte cose ancora rimangono da fare, noi sappiamo che molti aspetti possono ancora essere migliorati, ma è consolatorio vedere come i cittadini abbiano deciso di servirsi dei nostri ospedali, dei nostri servizi, dei nostri distretti.